relazioni internazionali sono in mano. A me e al responsabile esteri che è Lorenzo Fontana. Non sapeva nemmeno cosa aveva le relazioni internazionali sono in mano a me. Chissà se l'è cercato. No. Ripeto. Fontana non sapeva, non sapeva né per l'esistenza di Capuano né per gli incontri con l'ambasciatore russo. Quando dico che sono in mano a me, decido io. Okay. C'è un responsabile esteri che segue la linea internazionale e poi un capo di partito ha l'onore e l'onere, nel nome della pace, di decidere chi e quando incontrare. Tenendo all'oscuro anche i suoi ministri e il governo, nemmeno i ministri sapevano di questo incontro. Diciamo che a me piace fare le cose e annunciarle una volta ottenuto il risultato. L'obiettivo era di andare a Mosca, tornando a casa con un risultato concreto da offrire al governo italiano. Se il PD questo non lo vuole, proveremo a raggiungere lo stesso risultato telefonicamente, aspettando che siano Letta e Di Maio a farsi promotori di pace. Io, se Letta e Di Maio arrivano al mio stesso risultato prima di me, sono solo contento. La mia impressione è che ci sia molta gente che chiacchiera, stando comodamente a casa, ma non stia facendo nulla.